piante sono organismi viventi al pari degli organismi animali. Questo a volte ce ne dimentichiamo perché percepiamo le piante come una sorta di sfondo, una sorta di scena del nostro mondo animale. Perché? Perché le piante non sono dotate di movimento, o meglio, sono immobili perché ancorate al terreno. Ma proprio per questo hanno bisogno di interagire con organismi mobili per garantire alcune loro importanti funzioni, quale ad esempio l'incoordinazione e la difesa da predatori erbivori. Queste importanti interazioni sono mediate da un complesso linguaggio che solo ora iniziamo a comprendere in modo approfondito. E sono proprio queste tematiche che studiamo come attività di ricerca nel nostro laboratorio, in cui vengono approfonditi gli aspetti biologici, ecologici ed evolutivi di queste complesse interazioni. L'impollinazione è sostanzialmente il trasporto di polline che avviene dalle strutture maschili alle strutture femminili di una pianta e nelle angiosperme e nelle gimnosperme rappresenta il principale meccanismo di riproduzione. Esistono vari modi per trasportare il polline dalle strutture maschili a quelle femminili. Esistono vari modi di trasporto del polline, detti vettori, e noi studiamo l'impollinazione ad opera degli insetti, o entomogamia, in particolare degli Apoidea antofila, comunemente dette api, di cui fanno parte le note api da miele, che come sappiamo sono molto attive nell'impollinazione. Eppure non è l'unica specie a prendere parte in questo essenziale meccanismo. Ad oggi si contano circa 20.400 specie di api al mondo. Ne esistono con biologia, forma, distribuzione davvero molto differenziate. Quello che le accomuna tutte è lo sfruttamento delle risorse delle piante per il loro nutrimento. Queste risorse fiorali che utilizzano sono principalmente polline e nettare. Le api, a tal proposito, non sono tutte così flessibili come le api da miele quando si parla di dieta. Molte specie sono strettamente legate a determinate specie di piante, a foraggiare solo su determinate specie di piante. Questo perché nel corso dell'evoluzione di questi due gruppi, piante impollinatori, si sono prodotti dei legami per una migliore efficienza dell'impollinazione, che è il vantaggio per le piante, e un miglior sfruttamento delle risorse, che è il vantaggio per i visitatori fiorali. Quindi anche le ricompense offerte dalle piante agli insetti sono diverse chimicamente fra specie e specie, a seconda di quale insetto le utilizzerà. È proprio di questo che ci occupiamo qui, studiando la chimica del nettare, una soluzione di acqua, zuccheri e molti altri composti in relazione agli insetti che la utilizzano, che possiamo intendere come un mezzo comunicativo fra la pianta e l'insetto basato su molecole ecologicamente molto attive. Le piante sono organismi davvero eccezionali, pur non muovendosi sono in grado di instaurare numerosissime relazioni con altri organismi e fanno questo in un linguaggio che è fatto di molecole. Nel nostro laboratorio ci occupiamo soprattutto di capire quali molecole le piante utilizzano nella loro interazione con gli altri organismi e di recente ci stiamo concentrando soprattutto sulle amine biogene. Queste rientrano nel gruppo dei metaboliti secondari, ossia prodotti del metabolismo della pianta, che non svolgono un ruolo nei processi fisiologici vitali, ma vengono utilizzate per altri scopi, come appunto la comunicazione con altri organismi. Uno degli aspetti più sorprendenti del mondo vegetale è la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti dell'ambiente e agli stimoli esterni. Il nettare, ad esempio, che di solito viene considerata una soluzione zuccherina a composizione costante, è in realtà costituita da amminoacidi, sali, metaboliti secondari come amine biogene e alcaloidi, e ovviamente zuccheri, che possono essere regolati dalla pianta in relazione alle visite degli insetti o ai cambiamenti climatici.
il nettare deve essere considerato un'interfaccia tra piante e mondo esterno, attraverso la quale le piante si assicurano non solo impollinazione, difesa indiretta contro erbivori, ma anche contro microrganismi e parassiti. Inoltre il nettare, in virtù dei metaboliti secondari in esso contenuti, è un mezzo per manipolare il comportamento degli insetti, oltre che una risorsa, divenendo il fulcro di numerose nicchie ecologiche. Laboratorio in particolare ci occupiamo di scoprire quali tra le amine biogene e i metaboliti secondari in generale sono presenti nel nettare e facciamo questo utilizzando varie tecniche analitiche, in particolare cromatografia liquida accoppiata a vari tipi di rivelatori. Ultimamente ci siamo accorti che le amine biogene sono presenti anche nel polline e stiamo cercando di capire quale sia il loro ruolo in questo contesto. Della nostra attività è anche lo sviluppo di nuove tecniche analitiche e facciamo questo in particolare grazie all'apporto di Massimo, il nostro membro più anziano, che tuttavia è il più attivo sui nostri canali, dove potete trovare tutte le novità sulle nostre ricerche.